Senti ragazzi, bentornati sul mio canale. Allora, era da tantissimissimo tempo che non facevo un altro video, solamente che, come ho detto appunto nell'altro video, non ho mai a tempo per farli e sinceramente fare un video, fra virgolette, per forza, non mi prende, capito? Cioè, devo fare un video perché ho voglia di farlo. Ed è per questo appunto che di solito faccio solamente gli unboxing per farvi magari vedere, o i book haul per farvi vedere quello che mi arriva, ma vorrei appunto fare tantissime cose come i tag, le collaborazioni, le challenge, però appunto non sto leggendo tantissimi libri in questo momento e non sto neanche comprando tantissimi libri in questo momento perché appunto sto cercando di diminuire il più possibile perché appunto ho tantissimi libri da leggere e compro solamente i libri che sicuramente leggerò. Comunque, bando alle ciance, vi volevo far vedere gli ultimi arrivi che sono arrivati appunto a casa mia. E, questi libri ve li avevo fatti vedere nell'unboxing, quello di Debbie, del canale Debbina. E mi è arrivato l'ultimo capitolo di La cacciatrice della notte, cioè L'oscurità della notte di Janine Frost. È della Fanucci Editori con un prezzo di... non ci sta scritto perché è coperto, non ci avevo neanche fatto mai caso perché ancora non sono riuscita a leggerlo, ma ho intenzione di ricominciare a leggere la serie, quindi questo qui. Poi vi avevo fatto vedere sempre nello stesso video che avevo comprato da una ragazza su Facebook, Oblivion 2 Onyx di Jennifer L. Armentrout, come al solito mia scrittrice preferita in assoluto. Una delle in assoluto, e poi sempre di Jennifer L. Armentrout, da due mondi, The Covenant, no, Covenant Series hashtag 1. E adesso, fra poco, oltretutto uscirà anche il secondo, però ancora non ho letto il primo, quindi questa sforna libri di continuo. Cioè, io gliela faccio, gli compro tutti, ma non gliela faccio a leggere, fai troppo veloce, zia, vai con karma. Poi mi ero dimenticata che avevo comprato un libro al mercatino dell'usato, tipo a settembre, una cosa del genere, e mi ero dimenticata completamente di farvelo vedere. E sto parlando del Canto di Natale di Charles Dickens. Io ho un amore spasmodico verso il Canto di Natale di Dickens, cioè nel senso, non l'ho mai letto, però ho sempre visto tutti i film inerenti a questo libro e volevo tantissimo comprarlo, volevo comprarlo, però alla fine lo rimandavo sempre. Poi l'ho trovato al mercatino dell'usato a 2 euro e quindi ho detto perché no, questo qui sicuramente sarà una delle letture che farò a Natale e non vedo assolutamente l'ora, veramente, perché ho aspettato tantissimi anni prima di riuscire a prenderlo e finalmente lo leggerò. Poi mi sono presa uno spin-off di Miriam Cireolo, Robotic Heart, perché ho amato in un modo assoluto il modo di scrivere di Miriam Cireolo e mi è piaciuta la storia e tutto quanto e quindi ho dovuto per forza prendere lo spin-off e non vedo anche l'ora che esca poi il secondo di Beauty and the Cyborg che dovrebbe essere Beauty and Strange and Arm, non me lo ricordo, insomma, comunque al massimo vi lascio qua sotto nell'info box il link di Facebook della pagina di Miriam Cirolo perché io mi aggiorno con quello e anche questo qui non vedo l'ora e questo qui sicuramente vi farò un video a parte recensione perché bisogna dedicarglielo il video recensione a parte. Poi proprio ultimamente sono andata al mercatino dell'usato. E ho comprato dei libri e dei fumetti. Allora, i fumetti sono quelli di One Piece. E ho preso il numero 2, il numero 3, il numero 5 e il numero 34. Perché io praticamente avevo dal numero 1 al 25, però appunto mi mancavano questi tre numeri, 2, 3 e 5. E l'ho trovato a 1,20 euro e quindi me li sono portati a casa assolutamente. E però ancora non l'ho letto perché prima di tutto volevo comprarmi tutti quanti i fumetti, anche se sono arrivata a 25 fumetti e ce ne stanno tipo 80 ancora, più o meno 70, una cosa del genere. Però vabbè, ce ne faremo una ragione. Però quando li compro al mercatino, quando li riesco a trovare al mercatino dell'usato, me li prendo. Quindi questi qua.
poi mi sono comprata questi. Questi qua hanno una, fra virgolette, storia particolare perché io non li volevo prendere tutti. Quando sono andata lì, praticamente ho trovato questo libro qui che quando ero piccola l'avevo iniziato, cioè l'avevo letto e l'avevo però come un idiota, l'avevo venduto al mercatino dell'usato. E il problema è che poi questo libricino qui è diventato introvabile da tutte le parti e non riuscivo a trovarlo al mercatino dell'usato e mi disperavo perché mi ricordo che quando ero piccola mi era piaciuto tantissimo, però appunto ho fatto la cavolata di venderlo. Quando l'ho visto ho cominciato a saltellare come una pazza perché sto parlando del Magico Mondo di Del Toro, di Del Tora, di Emily Rodda, è Il labirinto della bestia, che è il numero 6 di appunto questa trilogia. No, no, non è una trilogia, di questa serie, non so che numeri sono, a che numeri è arrivato. E io di tutta questa serie praticamente avevo iniziato da questa qui, però mi ricordo che comunque si capiva, cioè avevo capito il cattivo, avevo capito che cosa dovevano fare, eccetera, eccetera, però appunto mi mancava tantissimo averlo sulla mia libreria. Poi però lì praticamente c'erano altri volumi e visto che appunto l'uno venivano 2 euro, mi sono presa il numero 1, Le foreste del silenzio, il numero 2, Il lago delle nebbie, il numero, vabbè, questo qui, Il labirinto della bestia, e La valle degli incantesimi e La città delle 7 pietre. Che questo qui è l'ultimo, non me lo ricordo, perché appunto ho deciso di leggerli tutti quanti, tutta quanta la serie, e appunto questi qua erano gli unici che stavano lì, però per quanto 2, 4, 6, 8, 10, per 10 euro me li sono voluti acquistare tutti quanti e non vedo l'ora anche questi qua di leggerli. Questi qua appunto sono stati gli acquisti che ho fatto durante il mese di ottobre. Poi arriviamo al pacco succulento, cioè questo bel paccone di Amazon che oltretutto mi è arrivato, aspettate dov'è, mi è arrivato che è praticamente aperto, non so se si vedrà mai, però vabbè. E praticamente questo qui, anche se è molto 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 in anticipo come regalo, perché è il regalo dei miei genitori per Natale. Dico, l'ho fatto molto molto presto perché c'erano comunque dei libri in sconto, dei libri che comunque volevo in assoluto e volevo anche, diciamo, fra virgolette, le prime edizioni. Quindi volevo prenderlo il prima possibile e quindi anche se oggi è tipo 4 novembre, una cosa del genere, l'ho voluto prendere e adesso andremo ad aprirlo insieme sperando che nessun libro è rotto, perché se no mi incavolo perché l'altro giorno è passata la postina, però a quanto pare non mi aveva trovata a casa, non mi ha neanche lasciato il tagliandino, mi sono arrabbiata da morire. Infatti poi ho chiamato anche le poste, mi hanno detto dovrebbe passare domani. Va bene, ok. Poi è la prima volta che mi arriva un pacco di Amazon qui, cioè con la posta, quindi cosa veramente veramente strana. Però va bene. Sto contando. Comunque un sacco di carta, un sacco di carta, un sacco di carta, un sacco di carta. E il primo libro che andiamo a trovare è Alf Lost di Sally Green, che io non lo so da quant'è che aspettavo questo libro, vi giuro su Dio, perché non so se si vede là dietro, non guardate il casino, c'è sia Alf Bad che Alf Wild. Ho scoperto praticamente Alf Bad tramite Galassia Cartacea e da quando l'ho comprato e l'ho letto me ne sono completamente innamorata. Devo dire che Alf Wild non mi è piaciuto in confronto ad Alf Bad. Alf Bad è molto più dinamico, molto più, non lo so, cioè nei momenti in cui, non so come spiegarvelo, però è un libro bellissimo e l'ho amato, cioè Alf Bad lo amo veramente. E
E quindi niente, voglio vedere come va a finire la storia con Alf Lost. Speriamo che vada a finire bene. Ho sentito solamente dire che ci saranno un sacco di lacrime e sto piangendo semplicemente al pensiero, però va bene. Quindi questa sarà una delle mie prossimissime letture. Poi mi sono comprata Oblivion 3 attraverso gli occhi di Damon Opal, e appunto questo qua è il terzo capitolo di Jennifer L. Armentrout, i tre libri della saga Lux visti dagli occhi di Damon. E ho già praticamente letto il primo, ma l'ho finito praticamente da pochissimo, da 2 giorni. E mi è piaciuto ed è stata bellissima appunto la storia vista attraverso gli occhi di Damon. E infatti non vedo anche l'ora di continuare a leggere la trilogia. Poi altro libro che volevo troppissimo, che non vedevo l'ora che arrivasse, perché l'avevo visto da tantissime persone, però lo volevo acquistare, però era in inglese e non avevo voglia, insomma, perché c'erano molte scritte e tutta questa roba del genere. E quindi mi sono presa Storia di illustri Shadowhunters e abitanti del mondo dei nascosti di Cassandra Clare e i disegni di Cassandra Jean. Allora, ho voluto prendere questo fantafichissimo libro soprattutto perché non ci credo, ma l'edizione in italiano è molto più bella dell'edizione in inglese, ragazzi, ed è la prima volta che mi capita. Però va bene, lo volevo prendere appunto perché, diciamo, mi sono un po' appassionata a Shadowhunters, e quindi appunto lo volevo prendere, e appunto qui ci sono le varie foto con i disegni accanto, insomma le spiegazioni e tutto quanto. Oh, ma gli sbaglio. Ok, questo. Poi già sto vedendo qualcosa che non mi piace. Allora, mi sono presa di Janine Frost Il mondo di cenere. Praticamente questo qui ha un costo di 14,90 euro, ma appunto diciamo che era in un Reminders e quindi me lo sono preso tipo a 7 euro, una cosa del genere. È dell'Arlecchin Mondadori, ho sentito solamente pareri bruttissimi su questo libro, però volevo prendermelo perché appunto è la mia scrittrice preferita, e l'unica cosa è che non so se si nota qui che è rotto, quindi non so se dare indietro il libro o meno, non lo so. Cioè, alla fine mi dà fastidio il giusto perché vabbè, chi se ne fotte, però da Amazon, insomma, queste cose uno non se l'aspetta perché comunque dovrebbe essere nuovo, però va bene. Poi, gli ultimi due libri che sono, ovviamente, se compro da Amazon non posso non comprare libri di Harry Potter. E ho praticamente comprato il libro pop-up di Harry Potter, e questo qui poi ve lo farò vedere da vicino. Praticamente ha un costo di 34,95 dollari, ma io l'ho pagato 17 euro. Questa qui è la versione in inglese, in quanto volevo comprarmi quella in italiano, ma quella in italiano costa ben 65 euro. E quindi ho optato per quella in inglese, anche se faccio schifo praticamente in inglese, non mi importa, piuttosto che vado a tradurre le cose che ci sono dentro su Google Traduttore e faccio prima, insomma, cioè sono molto più contenta. E poi, in dolcis in fundo, ma non meno importante, l'ultimo libro sempre uscito dalla Salani, Harry Potter e la Camera dei Segreti, quello con è il libro illustrato con le illustrazioni di Jim Kay, e è una cosa magnifica da tenerlo in mano, vi giuro. E ci sono delle illustrazioni tipo wow, cioè tipo wow, è bellissimo, cioè non si può non acquistare questi libri, cioè guardate quanto è bello. C'è qualcosa di bellerrimo. Questo sarebbe nel complemorte. Non lo so, cioè queste pagine nere sono veramente. Sì, la festa di complemorte. Guardate quanto è bello. Che è stata, ad esempio, una parte completamente saltata nel film. Ed è bellissime. Cioè, sono bellissime, molto più, tra virgolette, spettrali come pagine, come illustrazioni in confronto a Harry Potter e la pietra filosofale.
Veramente, oh mio Dio, che cosa non è! Che cosa non è! Stupendo, stupendo, stupendo. Sotto com'è fatto? Vediamo se non mi cade. Sotto è tranquillo, è rosso. E poi questa è la prima illustrazione che c'è quando si apre il libro. Questo qui praticamente ha un costo di 32,90 euro, ma su Amazon con il 15% di sconto lo pagate 27 euro. E niente, praticamente a breve mi dovrebbero arrivare un altro pacco perché l'avevo fatto insieme a quest'ordine qui appunto per i regali di Natale dei miei genitori. E appunto dovrebbe arrivare un altro pacco e poi mi dovrebbe arrivare un parco, a me mi arrivano i parchi di solito, non lo so, un pacco di Marco del canale Books, mi pare, Shadow Books, non mi ricordo che cosa, comunque lo lascerò qua sotto nell'info box. E niente, questi qua sono praticamente i miei acquisti, sono super 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 felicissima di queste new entry nella mia libreria e non vedo l'ora assolutamente di leggerle. Spero che il video vi sia piaciuto e ci vediamo in un prossimo video, ragazzi. Ciao!